Ma una bellissima emozione perché ricalcare il parquet dopo 20 anni è una bella sensazione. Poi anche la possibilità, diciamo, di aiutare questi ragazzi con lo staff Peppe Vinci e Gianni Attanasio, sono contento. Dare un po' di esperienza di quella mia, sono veramente contento. Ma no, diciamo no, questo forse la volontà dei ragazzi per mettersi in mostra e far vedere che è una squadra valida. Diciamo, un pochettino ci siamo seduti a tavolo con Giuseppe e Gianni, abbiamo parlato, diciamo, la mia esperienza, la loro, abbiamo unito e allora qualche risultato è venuto fuori. Anche i ragazzi sono contenti, mi hanno accolto veramente bene e veramente sono felice di continuare questa avventura. Fine che lo posso fare questa avventura perché io ho un lavoro, diciamo, in questo momento sono fermo e allora sono a disposizione dei ragazzi e della società. Sì, Umberto veramente ci sta dando a noi, alla famiglia, tantissima soddisfazione. Un bravo giocatore, diciamo, si sta mettendo in mostra, ha delle belle possibilità, diciamo, sia in nazionale che con la loro squadra di farsi valere. E poi c'è questo scontro, diciamo, il 27 marzo che stiamo aspettando tutte e due, diciamo, di più per una cosa, diciamo, che l'ho vissuta anch'io quando sono andato via da Siracusa, che sono andato a Rubiera e sono venuto con la mia squadra, nella mia famiglia, diciamo, Ortigia. E lo stesso sarà lui contentissimo di affrontare i suoi fratelli dell'Albatro, la sua famiglia, e poi c'è anche, diciamo, mi incontra anche a me, allora sarà una bella sfida, diciamo, tra padre e figlio, lui in campo, diciamo, io aiutare e io fuori. Vincerà, diciamo, la migliore squadra e chi avrà più energie.